Buonasera signore e signori, buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio di Mettiti comodo. Scusate che adesso non ho capito perché. Ah, ok, si è rimessa normale. Tenevo un po' la webcam sminchiata, purtroppo quando prepari tutto poi c'è sempre qualcosa che ovviamente ti scordi e me l'ho scordato, sia la porta USB multipla come si chiama, per il gamepad, ma anche per la webcam. Allora, quindi buonasera a tutti, scusate per questa breve, diciamo, chiamiamola interruzione, vabbè, questo breve disguido, però come ci troviamo qui. La settimana scorsa, diciamo, ci sono state meno, vabbè, c'è un po' un giro, non so, poi lo vediamo. Ci sono state meno live da Duncan e pure da me, perché purtroppo il mercoledì c'è stato un problema tecnico, mercoledì e giovedì sia per fatto per quello, cioè già un biogestore che comunque era andato, si era interrotto per via per quanto riguarda il maltempo, e poi comunque perché comunque sono stati problemi proprio sulla linea, hanno dovuto fare vari controlli e almeno sulla linea internet è stato così. Buonasera Cisco MSX, hi, buenas noches. Mi sembra che è spagnolo, quindi Cisco MSX si trova sul canale di come si chiama, di sempre. Però prima ancora di questo dobbiamo fare i nostri consueti saluti. E poi dopo vi dirò il perché di tutte queste cose. Allora, quindi, in primis saluto a Duncan, che è il nuovo padrone di casa che ci permette di fare live e diciamo anche di mettersi subito in sesto, perché deve ritornare a rifare le live, ovviamente. Poi salutiamo la nostra spunge editrice, la mia Queen of Hearts Spungei, che ci segue sempre, mi sta sempre dietro e mi supporta anche per 5 mesi, e direi tra poco pure 6. Poi salutiamo ovviamente la nostra moderatrice Meo Maie. Buonasera, scusa se ho salutato adesso, ma dovevo fare un po' di, c'è un preambolo. Poi di nuovo buenas noches a Cisco MSX, un patito di sicuramente MSX che sta sul canale di Sam, e andatelo a seguire, che sta portando una live di lui che gioca insieme alla figlia, ovviamente. Mi sembra la seconda puntata, comunque per chi è interessato non andate a fare i rattusi, mi raccomando. Ecco. Andate a seguire Sam e non perché c'è la figlia, mi raccomando. Che lui ci tiene, comunque vabbè. Sì, un bel po', magari ci sarà una volta che forse riusciremo a fare, se lei vorrà, una live con Brunce, magari si gioca vari giochi che preferisce lei, se ce ne sarà l'opportunità di vederci ovviamente da vicino, perché da distanza è un po' più complicata la cosa, però gli dovrò spiegare un po' di varie cose, di come si fanno, e magari pure con noto qualche familiare tipo mia madre, poi delle risate che ci faremo. Un tombino, lo so che devo fare, tanto se pure chiudo scusate se sentite un po' di rimbombo, ma è perché, come dicevo, tra le altre cose, oltre ai problemi tecnici alla password e anche alla Vodafone dal punto di vista del gestore mobile di internet e voce, comunque per invece le password molto più internet. Vedremo comunque, perché comunque non è una cosa facile da fare. Purtroppo, come avete notato, il letto dietro di me non c'è, e non c'è un bel po' di roba, quindi diciamo la stanza vuota, tranne per il mobile che si trova da questo lato. E quindi sentite un po' più di rimbombo, ma è normale, perché comunque ovviamente non essendoci la stanza piena e comunque vuota di tante cose che prima avevo, diciamo il suono rimbalza molto di più. Ecco perché sembra di stare, come dice Brunge, in un tombino oppure in qualsiasi altra posizione. Quindi spero che non vi dia fastidio, perché per il momento è una cosa che sto rimettendo a posto. Ho già rimesso a posto varie cose, poi vedremo un po'. Sì, ti piacerebbe, magari. No, no, purtroppo poi bisogna, quello sarà l'ultima cosa che entrerà qua Brunge. Il letto qua dentro, perché prima bisognerà mettere a posto tante altre cose, quelle che dovranno venire dovranno essere messe bene.
non messe a cavolo di cane. E quindi abbiamo dovuto rifare, diciamo, una verniciata sia sul soffitto che alle mura. Come potete vedere, dietro non c'è neanche più, ci sono neanche più quei buchi che c'erano al muro, meno male, che sono stati aggiustati e sono fatte, state fatte 3 mani di vernice. Mo, lasciando stare ovviamente questi preamboli e tutte queste cose, dobbiamo dire che stasera e poi mercoledì, poi giovedì e sabato ci saranno i mettiti Commodore adesso e giovedì normale, e poi mercoledì e sabato quelli multiload, perché dobbiamo recuperare tutti quelli che non abbiamo fatto la settimana scorsa per questi problemi sia tecnici ma anche per il fatto della stanza che era messa veramente male. Quindi poi avreste trovato, diciamo, scaletti, roba in disordine, roba ancora da verniciare, non sarebbe stato bello. Almeno adesso si vede una stanza un po' più rinfrescata, con le pareti azzurre, come l'ho scelto io il colore, che è molto più vicino a quello di un azzurro della maglia del Napoli che di altro tipo. Allora, ragazzi, visto quello che dobbiamo fare, visto il fatto che già eravamo un po' in ritardo, dal titolo di questa sera avremo a che fare con due, diciamo, possiamo parlare. Sto aspettando una sostituzione PLA per il mio C64, uno schermo nero. Ah, quindi vuol dire che mi senti ma non mi vedi in questo momento, Cisco System, claro? Claro. Scusa, I don't speak Spanish. Sorry. No, sì. Brungi, non esageriamo. Comunque. Ah, c'è lo schermo nero per quanto riguarda. Ah, per il tuo Commodore 64. Scusami. Avevo capito tutt'altra cosa. Comunque. Questa sera per i giochi che andremo a affrontare sono due, e potremmo definirli, diciamo, giochi, diciamo, Commodore, gioco Commodore col suo clone, quindi Commodore e alcuni dei suoi cloni, o uno in particolare. E visto il titolo che si chiama Sulla Luna o nel tempo, sempre battaglie sono, andremo a vedere due giochi, uno che è una conversione dall'arcade e l'altro che è una sua, diciamo, un suo clone, una sua copia, fatta però solo per il Commodore 64, però sono tutte e due ugualmente valide. Ovvio che però io prima ho visto quella del Commodore e poi ho utilizzato quella, poi ho scoperto poi quella originale, che comunque effettivamente si differenzia l'una dall'altra, però comunque sono entrambe valide secondo me. Allora, il primo gioco che stasera andremo ad affrontare si chiama Moon Patrol, la pattuglia lunare. E che cos'è Moon Patrol? È uno sparatutto a scorrimento orizzontale creato nel 1982 dalla giapponese Irem, che ha fatto un sacco di giochi, per dirne una Legend of Hero Tonma e mi sembra molti giochi per la PC Engine, se si va a vedere. È prodotto su licenza in Occidente dalla Williams Electronics. Con Atari come editore, è stato riproposto anche per molte piattaforme casalinghe, tra cui il Commodore 64, Apple II, l'Atari 2006, l'Atari 5002, l'Atari 8-bit e l'MSX, giusto per interesse pure a Cisco. Poi il gioco fu convertito non ufficialmente anche per l'Intel Division col nome di Space Patrol, mentre invece la versione per ZX Spectrum venne realizzata ma mai pubblicata. Questo forse poteva essere un buon viatico, comunque se dovesse servire qualche parola in spagnolo non c'è problema, Brungi, però devo dire, però c'è sempre il traduttore. Cioè, questo fu il primo videogioco a sfruttare il fenomeno del parallasse per simulare l'effetto di un'immagine tridimensionale in movimento. Mentre il terreno e gli oggetti in primo piano scorrono via velocemente, sullo sfondo appaiono colline rocciose soggette a scorrimento lento e dietro di sé una catena montuosa che scorre ancora più lenta. In alcuni livelli, al posto delle colline, si vedono invece scorrere degli edifici di una città dall'aspetto futuristico. Quindi, diciamo, questo, diciamo, la prima cosa che ha introdotto Moon Patrol è proprio lo scrolling multiplo in questo caso, cioè lo scorrimento del personaggio, diciamo, del mezzo,
in primis, quello più veloce. Poi dietro c'è lo sfondo che scorre un po' più lento della persona, diciamo del mezzo che stiamo portando. E poi dietro ancora c'è un altro scrolling che va ancora più lento. Quindi c'è effettivamente un insieme di scrolling che nel 1982 era una cosa impensabile. Vabbè, poi dopo vado a vedere. Vabbè, lo vado a vedere tra poco, dai. Comunque è una cosa per l'epoca impensabile. Vabbè, quello poi dopo glielo dirò con calma, Brugge, perché comunque lui comunque penso che ascolterà qualcosa, capirà. Penso che cavolo. Allora, la modalità di gioco. Cioè, il giocatore controlla un veicolo lunare a tre assi, visto di profilo. Buonasera, Angel 8344. Benvenuto a Metti di Comodo. Stiamo parlando di Moon Patrol. Videogioco con versione per Commodore 64 della ARM su Will, dice, portato sul Commodore dall'Atari. Quindi abbiamo detto che il giocatore controlla un veicolo lunare a tre assi, visto di profilo, che si muove su un paesaggio accidentato simile appunto a quello lunare. Che è sta cosa, Bungie? No, io non ho detto niente, non ho detto sta cosa, devi dire un cavolo per un altro. Che è qua, si capisce niente. Dice, è simulato anche l'effetto delle sospensioni indipendenti dei tre assi e le ruote oscillano su e giù a secondando l'asperità del terreno. Buonasera al padrone di casa Duncan, buonasera, buonasera e bentornato anche a te su Metti di Comodo. Stiamo parlando di Moon Patrol. Il veicolo si muove costantemente verso destra, ma può accelerare o rallentare, cambiando la velocità di scorrimento dello schermo e anche spostandosi di poco orizzontalmente rispetto allo schermo, cioè può accelerare o decelerare in base a quella velocità che noi gli stiamo portando la levetta verso destra oppure verso sinistra. Però comunque continuerà a camminare. Se non si accelera, tende a rallentare spontaneamente, ma sempre mantenendo una velocità minima. Quindi, se anche io non accelero, lui continuerà a muoversi, ma con una velocità minima. Quindi non si ferma, scorrerà sempre lo schermo. Può effettuare salti di lunghezza proporzionale alla velocità e sparare. È dotato di due cannoni, uno puntato in avanti e uno puntato verso l'alto, e alla pressione del pulsante di fuoco spareranno entrambi. Le munizioni sono limitate, ma il cannone anteriore, cioè quello davanti, ha una gittata limitata, quindi non può sparare molto lontano, e frequenza massima di fuoco più bassa, cioè sparerà più quello che va verso sopra che quello che si trova rivolto verso avanti, o sparare avanti. Il giocatore deve vedersela sia con ostacoli naturali sia con veicoli nemici. I primi pericoli che si incontrano sono le buche, possono essere evitate soltanto saltando. Le rocce possono essere saltate o distrutte con i colpi di cannone. Piccole astronavi di vario tipo che volteggiano lanciando delle bombe. Sia le astronavi sia le bombe possono essere colpite al volo con il cannone verticale. Lo sapevo, Brugge, che dicevi così. No, purtroppo no, perché sennò sparava molto di più. In seguito si incontreranno ulteriori difficoltà. Una di queste è astronavi con bombe che scavano nuove buche nel loro impatto con il suolo. Sia le astronavi sia le bombe possono essere distrutte con il cannone verticale. Per chi può fare l'esame? Ok, poi dopo dirò anche quello che ha scritto Duncan. Cioè, ci saranno le astronavi che, oltre a sparare dei colpi, questi colpi cadendo a terra non è che esploderanno e basta, esploderanno causando altre buche che noi comunque dovremo evitare. Però possiamo sia sparare alla navicella che a questi proiettili, anche se non è sempre facile. Poi mine piccole ma indistruttibili e vicine tra loro, da saltare ovviamente, perché non si possono distruggere. Sì, vabbè, può essere pure diritto, vabbè, comunque lo sapevo che dovevi pensare in questo modo, Bruce, quindi vabbè, io vado avanti, che tempo di... Oramai ci sono abituato. Poi i carri armati, eliminabili al pari dei loro proiettili col cannone in avanti, loro sparano in avanti e noi
Spariamo sia ai proiettili che ai carri armati sparando in avanti, ovviamente, è l'unico modo che possiamo utilizzare per eliminarli. Poi massili rotolanti di varie dimensioni che possono essere saltati o distrutti col cannone in avanti. Poi veicoli raso terra che arrivano alle spalle e vanno saltati, dopodiché è anche possibile distruggerli col cannone in avanti. Poi piante aliene eliminabili col cannone in avanti solo quando si sporgono dai crateri in cui si trovano. Il giocatore può comunque aggirarle tramite il pulsante del salto, ovviamente. Il percorso è suddiviso in tappe che vanno dall'A alla Z, ma di solito non c'è discontinuità nel gioco tra un tratto e l'altro, nel senso che la marcia del veicolo non viene interrotta. Solo ogni 5 tappe c'è una brevissima pausa e si riceve un punteggio bonus proporzionato al tempo impiegato. Al completamento della Z si riparte dalla A con un nuovo percorso veicolo riverniciato. Allora, che vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo percorrere una strada che va, un percorso che va dalla A alla Z con vari peripezie durante il percorso. Questo percorso è continuo, però ogni 5 tappe, quindi che ne so, dalla A alla E c'è una prima tappa, dalla E alla H c'è una seconda e così via, fino alla Z, ci sarà questa piccola pausa. Grazie, aiuto. Grazie per il Raidore Taurus. Grazie per il Raidore Taurus. Ti ringraziamo e facciamo uno sciottino anche a un Taurus che prima ero in. Come posso dire, ero in Lurk, raga, andate a seguirlo. Prima stava portando Dead by Daylight. Buonasera a Kimi Marot 95 e Argentana, ovviamente. Come è andata la live? Io ho sentito qualcosa, ho visto che bene o male si va abbastanza bene o male, però non posso seguire tutto proprio in presa diretta. Diciamo, poi mi sono collegato da poco. Poi Oretaus, come va? Tutto bene? Vabbè, sì, bene, però vabbè, i punti, diciamo, i punti si guadagnano almeno quelli di esperienza, no? Spero di sì. Mamma mia, aspettate un momento, devo leggere. Sì, vabbè, non vuol dire un cacchio, tutti quanti siamo sulla stessa barca, pure io, Blue Jay, quindi. Sì, arriviamo là e ci fermiamo là, vedi? Grazie, comunque grazie per il ride, sempre ben accetto. E comunque ragazzi, andatevi a iscrivervi al canale di Oretaurus, porta buona parte Dead by Daylight, poi porta Mafia, The Definitive Edition e anche Days Gone, due bei giochi che comunque consiglio anche di giocare, anche per chi è appassionato di Dead by Daylight. E per concludere, diciamo, un patron, il giocatore può essere singolo o due alternati, quindi non si gioca in contemporanea. Il controller e il joystick e i supporti sono cartuccia e dischetto. Ovviamente, sì, vabbè, non mi preoccupare, non mi preoccupo mai, non mi preoccupo così, Brungi, giusto per dire. Come diceva Duncan, ragazzi, se volete dare una mano al canale, potete iscrivervi al canale, restare in Lurk. Fare un abbonamento con Amazon Prime è gratuito. Se anche il mese di settembre approfittate almeno per un mese di sabato, perché poi comunque cambieranno un po' anche i costi. Vi conviene farla almeno per questo mese. E donare bit, regalare una sub oppure anche, come posso dire, anche fare una donazione spontanea. Qui siamo ben accetti a tutti. E ovviamente potrete avere comunque delle icone personalizzate, potete avere dei vantaggi e direi che c'è anche molto altro e più. Ah, Duncan, visto che ci sei, quando è possibile, direi di mettere pure il VIP a Zarrottigno e comunque bene o male, e pure a Oretaus che ci sono sempre, e Ordinora che ci sono sempre come si chiama, l'Urco, comunque ci sono sempre che partecipano. Ah, allora, quindi, visto che ci troviamo, a parte quelli che già ho salutato, 19 Paul 84 pure meriterebbe il VIP perché c'è buona parte delle volte. Agnofilus, Angel 8344, Angel X 8344, Argentana, Cinfa 78, Erosino, che sta anche sempre con Oretaurus, Kimi Marot 95 altrettanto, Orlinora e Oretaurus, che ringrazio, e ovviamente facciamo anche il suo a Orlinora. Perché comunque penso che
se lo meritano, no? Come diciamo, premio per il fatto che ci seguono, ovviamente ci supportano, oltre che sopportare. A me dovete sopportare, invece a Dalla lo dovete supportare. Sono due cose diverse. Cambia un au con un au e cambia completamente, diciamo, il senso. Però comunque era colpito, stavo per saltare. È grande! Buonasera a Folding Sabra. No, 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 raga, che cazzo, non trovo. Ecco. Ok. Allora. Raga, ho messo la modalità fuga. Ah, per farlo. I bottaggi, allora abbiamo messo il ragazzi. La seconda che hai detto, chiudi malo. Io ho messo la funzione scudo, quindi si sono fermati almeno punto, però il problema è che qua Duncan. Com'era? Aspetta, il sound alert bisognava disattivarlo. Allora, ragazzi, momento solo che volevo cercare di capire. Puoi venire su Discord un momento? Magari ho fatto più interromperla, però se la interrompo poi dopo succede un casino qua. Oh, ma ci vuole stare adesso. Mannaggia, smuto. Capire dove si levano queste cose. Allora, ho detto sonore. No, testi load.